Ciao raga, allora sono le ore 2:50 più o meno e ho deciso di iniziare a fare da mangiare per dopo, che più o meno per le 4:05 dovrebbe arrivare il mio fidanzato, quindi ho deciso di preparare delle lenticchie. Eccole qua. E niente, allora qui ho preparato dell'aglio tagliato a pezzettini, della cipolla, che andrò a mettere adesso in padella. Andiamo a far soffriggere. Ok raga, allora ho finito, ho messo il coperchio, ecco qua la delizia. Allora, cosa ci ho messo dentro? Vabbè, sugo di pomodoro, lenticchie ovviamente, oddio, non vedete più, è perché è caldissimo. E poi ci ho messo anche come si chiamano? Delle olive verdi, ecco, tagliate, e del mais. Per dare un po' di colore e di sapore, ed è buonissimo perché l'ho appena assaggiato ed è delizioso a dir poco. Certo che l'aglio, raga, dà un gusto, mamma mia, voi non capite, no? Buonissimo, cioè, adoro. Allora, raga, buongiorno di nuovo. Io sono qua in macchina e sono qua con mio amoroso mi ha detto in banca perché devo risolvere un problemino. E niente, abbiamo un paio di cose da fare in realtà, però non so esattamente cosa, cioè lui sa il programma, insomma. Io sinceramente non so perché sono venuta. È lui che mi ha detto dai vieni, vieni, vieni. Ok, va bene, vengo, vengo, stai tranquillo, vengo. E insomma, non so. Dobbiamo passare in banca. E che è andato lui adesso. Dobbiamo, credo, andare anche alla casa nuova per prendere le borse con le macerie e buttarle. E altro cosa dobbiamo fare? Boh, non mi ricordo. Dobbiamo comprare qualcosina, credo. Non so. Non so dirvi, raga. Cioè, non vorrei dire anche puttanate. Cioè, sono ancora rincoglionista stamattina, quindi non lo so, non ci ho capito niente. Bella raga. E abbiamo comprato sacchi di cemento e
intonaco, come cavolo si chiama, non viene il nome, vabbè, sacchi neri, sacchi blu, insomma. Oddio, non vedo come sta la macchina, sta così, perché è pesantuccio. Adesso andiamo e scarichiamo alla casa nuova. Allora raga, siamo fermati qua al lobby, siamo appena uscite, della verità abbiamo comprato un paio di cosine, giusto un paio, eh, come potete vedere, non so se potete vedere, ma siamo al lobby, c'è scritto, insomma, dai. Niente, adesso sinceramente non lo so, credo che portiamo queste cose, sinceramente credo, nel senso che io ho fame. Ho acceso anche la stufa. Che bello. E niente. Mi sono messa il telefono in carica perché ce l'avevo scarico. Al power bank. No, anche qua funziona nel gas. Per riscaldare la casa, così si asciugano i muri e possiamo continuare a mettere lo stucco. Se no non si può andare avanti perché non si asciuga, fa un freddo cane. Già. Ciao raga, allora praticamente oggi ho editato, mi manca ancora tipo due video e poi finisco di aprile e poi carico tutto. Non ho ancora caricato niente. Domani finisco e poi carico ovviamente tutto, 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 tutto di aprile. Niente, io ho messo in carica il telefono con il cavo di mio moluso perché praticamente il mio non funziona, cioè non so, l'ho metto e non carica. Non è rotto, però non funziona. Non lo so, non ci sto capendo. Cioè proprio non funziona l'attacco, non va. Non lo so. E niente, pensavo appunto di mettermelo a guardare un film su Netflix e penso che sia arrivato anche il mio ragazzo, boh, si è detto la macchina e, allora Netflix e io ho iniziato una serie che si chiama Messia. Questo qua. Questo qui. E non fateci caso ai cartoni animati. Mi piace guardare i cartoni. Problemi. Ecco. Quindi sì, andrò a vedermi questo. Guardate questa serie. No, aspettate. Mi sa che c'è una serie indietro. Credo. Credo. Non si carica. È lento. No, adesso funziona. Sì, questa l'ho già vista. Prossimo. Quindi in 2 ore sono arrivata. Episodio 6. Ah, devo mettere in carica la fotocamera. Perché scarica e me la segnala. Dopo non riesco più a bloccare. Allora, facciamo così. La mettiamo in carica. Intanto mi guardo il film. Eccolo qua. Intanto devo staccare sto caricatore. Tanto non va. Dettagli.